È stata una partita, come ho detto a qualche tuo collega, spigolosa, nel senso che comunque ci aspettavamo una partita da dover giocare tanto sulla seconda palla, tanto su queste ricerca delle punte da parte del Mori, per cui dovevamo stare attenti proprio su questi palloni lunghi e poi essere pronti sulla seconda palla. Credo che l'abbiamo fatto in maniera egregia e poi soprattutto secondo me l'abbiamo fatto con ordine nelle ripartenze, per cui cercando di allargare il gioco, cercando di andare sugli esterni, e credo che la squadra abbia risposto presente da questo punto di vista, insomma. Loro hanno giocatori che hanno queste prodezze balistiche importanti, per cui sapevamo che ci poteva essere questa opportunità, sapevamo che dovevamo essere puliti sul nostro limite dell'area, perché comunque loro questo tipo di soluzione ce l'hanno. È chiaro che la punizione è il gol loro, il vantaggio loro, ci ha dato lo stimolo in più ancora per andare a cercare di recuperare il risultato. E credo che siamo stati bravi, perché comunque giocavamo contro una squadra che ha degli effettivi importanti. Se vuoi, forse dal punto di vista tecnico domenica scorsa abbiamo giocato un po' meglio. Oggi secondo me siamo stati molto bravi dal punto di vista della determinazione, della concentrazione, perché credo che oggi proprio eravamo concentratissimi su ogni pallone. Dire che alle spalle no, perché vorrebbe dire abbassare l'attenzione, abbassare la concentrazione, eccetera. Diciamo che abbiamo intrapreso una strada, la stiamo percorrendo cercando di essere attenti ad ogni particolare, e che queste vittorie devono essere un punto di partenza per il nostro futuro. Primo, perché comunque ci può dare la possibilità di far bene in classifica. Secondo, perché ci dà l'opportunità, se riusciamo a fare le cose in maniera egregia, di poter inserire qualche giovane che può dare il futuro all'Avis. Il di là dell'essere motivato o meno, io credo che abbiamo trovato subito un buon feeling con il presidente, per cui nel momento ci conoscevamo già, nel momento in cui ci siamo parlati abbiamo trovato subito un punto d'incontro, sia dal punto di vista tecnico-tattico, sia dal punto di vista di tutti gli altri punti di vista, per cui è stata proprio una voglia reciproca di metterci in discussione e di lavorare nella massima serenità. La società è una società che ha ambizione e ha comunque dei progetti per il futuro, soprattutto per migliorare non solo la prima squadra, ma tutto l'indotto che c'è intorno alla prima squadra, dal settore giovanile a tutto quello che sono i rapporti anche con l'esterno. Per cui sicuramente un progetto interessante che Marcello Rosa sta portando avanti con i suoi collaboratori, e a me sicuramente ha dato grande stimolo. L'esperienza CLES è stata un'esperienza interessante. Ho conosciuto un gruppo di persone valide che mettono tutto quello che hanno, l'anima e anche qualcosa di più, sul campo e intorno al campo, e mi ha fatto piacere conoscerli. Non siamo andati avanti per una serie di motivi che non sto qua a elencare, ma è giusto anche non elencare. Credo che ci siamo lasciati bene e ci siamo lasciati con stima reciproca, per cui credo che questa sia la cosa più importante nel calcio. Ci siamo conosciuti e adesso ognuno è andato per la sua strada, giustamente loro vanno avanti per la sua strada cercando di far bene e noi altrettanto.